E ciao ragazzi e benvenuti in questo video, bentornati qui su Gran Turismo Sport, bentornati qui sulla GT League nella campagna, nel campionato professionisti, pronti per andarci a fare quello che è il torneo Vision Gran Turismo Plus. 5 gare da dover affrontare, la prima qui al Dragon, 3 il Giardini, ovviamente è molto probabile che ci faremo quest'oggi le prime 3 gare, visto che abbiamo anche una gara a Nürburgring in 24 ore, e poi ci faremo nell'ultimo episodio queste ultime 2 gare, perché abbiamo Le Mans e il Kyoto-Davin Park, oppure ci facciamo le prime 2 oggi e le ultime 3. Adesso dobbiamo vedere un attimo come saranno il tutto. Prima gara comunque al Dragon 3, il Giardini, dove ci andiamo a utilizzare la Peugeot Vision Gran Turismo. Signori, abbiamo 5 ore da utilizzare, non so se ce le utilizziamo tutte, però l'unica cosa che non ho capito è perché io comunque ho anche la Fittipaldi, la BMW ed altre auto Vision Gran Turismo, ma non me le fa utilizzare, non so perché. Me fa utilizzare solo queste 5, non ne ho idea. Mentre conto ce ne abbiamo comunque la Fittipaldi, eccetera. Allora, mettiamo le gomme da corsa super morbide perché direi che ci stanno. Il resto, vabbè, sappiamo, lo dobbiamo lasciare invariato. Quindi, aspettate un attimo che devo rimettere il cambio manuale. Ok, ci siamo. E niente, possiamo cominciare allora. Ok, ci siamo allora, ragazzi. Ok, non abbiamo la visuale interna. Vabbè, allora niente, allora tocca passarla con la visuale questa sul cofano, che è quella che utilizzo anche per generalmente per le gare online, eccetera. Vediamo come se la cava questa Peugeot. Dovrebbe essere un'auto non male. Bella questa arancione. E vediamo anche se riusciamo a recuperarli, andare in testa per riuscire a mettere in questi episodi più gare possibili, o ci sarà bisogno, bruttissima sta curva, ci sarà bisogno di 2 episodi. Dobbiamo vedere quanto ci mettiamo. Vediamo anche se riesco a tagliarvi qualcosa. Ok, occhio sempre comunque la pista al contrario. Le piste al contrario abbiamo capito che non sono come sembrano. Ok, bisogna capire come vanno affrontate le curve al contrario. Ok. E il primo giro tutto sommato è andato. Non è andato neanche malissimissimo. Quindi sverniciamo 2. Belli veloci con questa Peugeot. La Peugeot questa è ottima perché ha un rapporto peso-potenza di un cavallo per chilo di peso. Quindi è veramente ottima. 800 e passa cavalli per 800 e passa chili di peso. Quindi è veramente eccezionale. Infatti lo si può vedere benissimo quanto corre. Ok, questa volta diciamo che l'abbiamo affrontata decisamente meglio di prima. Ok, attenzione un attimo. Niente, sta curva mi incula. Ok. Mi stavo inculando anche prima, questa volta mi ha inculato leggermente di più. Ok, ottima posizione comunque. Madonna, come ci siamo avvicinati a cannone, ragazzi. Porco schifo. Vai, comunque siamo a 23 secondi ancora dal primo, quindi i primi sarà difficile recuperarli. Non sarà facile. Qui siamo belli veloci. Forse un po' troppo veloci siamo usciti. Ok, sto cercando di spingere un po' di più. Il problema è che se sbagliamo le curve non è che andiamo più veloci, anzi andiamo più lenti. Superiamo la Aston Martin.
E mo dobbiamo recuperare i primi. A testa bassa allora. Ok, ce l'abbiamo qui davanti. Ne abbiamo recuperati un paio. Quindi riusciremo a prenderci la terza posizione. Ottimo. E adesso dobbiamo recuperare i primi due che sono un po' lontanucci. Stiamo recuperando, ragazzi, abbiamo l'Audi e-tron qui davanti. Ci siamo. Facciamola bene questo curva, l'andata un po' larga, approfittiamone. Abbiamo approfittato, perfetto. Ok, e qui davanti abbiamo la Infini, ma non so se è la prima o... No, non è mai la prima, questa è una doppiata. Speriamo non ci crei intoppi, ok. Perfetto, non la prima è davanti a 4 secondi. Ok, difficile prenderla perché è una Mazda LM55, sentila qua. Senti che sound che ha quest'auto. Mamma mia. Ci infiliamo. Un auto spettacolare. Dopo la utilizzeremo ad Interlagos. Ok, ragazzi, possiamo dirigerci verso quello che è la linea del traguardo e finirci questa gara. Ok, signori, dopo essermela presa comoda questi ultimi 2-3 giri, ce la siamo andati a concludere e la prima gara l'abbiamo vinta. Quindi ci possiamo andare a fare la seconda gara qui ad Interlagos, sempre 10 giri, dove utilizzeremo la Tomahawk, la SRT GTRS o GTSR. È un'auto bella, bella veloce, bella cattiva. È bello difficile da controllare, non come la Tomahawk X, ma ci darà il suo bel impegno. Ci dovremmo impegnare molto, quindi proviamola a mettere in pista. Ok, ci siamo, ragazzi, questa è la visuale interna, ma sarà veramente complicata. Un'auto da 1470 cavalli per 663 kg di peso, quindi, ragazzi, ha una potenza mostruosa. Ok, i freni ce l'ha ottimi, è ovvio, però... Però, ragazzi, io devo un attimo capire come si guida, perché con un'accelerazione qui diamo una pista a tutti. Il conto d'azione lo lascio a 3. Che ci abbiamo messo? Arriva a 3,70, raga, un poco. Allora, primo giro me lo prendo e lo devo capire. Mortacci tua. Ok, la visuale poi in terra è un po'... È un po' difficile. Con questa visuale. Provo a mettere, guarda, il controllo d'azione a 2, perché con il controllo d'azione a 3 sembra che mi sguisci un po' troppo. Vai, acceleriamo. Tiriamola. Guardate la velocità massima. Siamo a 400 km orari. Porco schifo. Ok, questa gara sarà un macello, io ve lo dico. Questa gara sarà un casino. Questa è mostruosa. E non è neanche la più potente come la X. La X è qualcosa di veramente pazzesco. Oltre 500 km di potenza, di velocità la X. Infatti la utilizzeremo probabilmente alle Mans, dove c'è quel rettilineo lungo per cercare di sfruttarla. Dovrebbe essere proprio quello con le chicane, quindi non la sfrutteremo niente. Sta curva... Certo, una macchina da 400 km limitata ad andare a 60 per queste curve è veramente un pugno al cuore. Beh, è ovvio che ci mettiamo un cazzo ad andare avanti con quest'auto. Qui dobbiamo accelerare delicatamente. Ragazzi, a 160 sta macchina pare che si sta ingolfando. Ragazzo, dai però. Sverniciato male.
Ragazzi, mamma mia, quest'auto mette paura. Calcolando che Suzuka, se si interlava, se si fa molto più lenti, in quasi 2 minuti con auto normali, noi l'abbiamo fatto in 1.23 e stiamo girando lenti, eh. Siamo già in seconda posizione? Ok. Allora, facciamo bene sta curva per cortesia. Ok. No, mica per niente, almeno una volta famola bene. Ok. Ragazzi, un po' di concentrazione in queste curve che sono le più difficili, poi con quest'auto a maggior ragione. Ovviamente l'auto è standard, quindi ovviamente magari con un assetto migliore riusciremo comunque a farla sfruttare meglio anche in curva, però a che ci serve, guarda. Ma guarda che frenata che c'ha sta, ma... io la SRT Tomoh la amavo, ma adesso proprio ancora di più. E niente ragazzi, siamo in testa e mi finisco la gara e noi ci vediamo alla fine. Io provo a farmi qualche giro veloce, vediamo un po'. Ok ragazzi, con il tempo veloce di 1.15.5 siamo riusciti a vincere questa gara. Che, ma minchia, questa auto è stata qualcosa di incredibile. Ma ci sono state delle difficoltà, nel senso, è difficile tenerla in pista, però non male, non male veramente. Ok signori, allora stavo valutando e probabilmente queste due le facciamo nel prossimo video, che sono le gare più lunghe. Adesso ci facciamo gli 8 giri qui a Chiodo Driving Park, così vi faccio vedere la gara 1, la gara 2 e la gara 5. Poi la gara 3 e la gara 4 lo facciamo nel prossimo episodio. Quindi andiamo dentro a Chiodo Driving Park, dove utilizziamo questa volta anche noi la Mazda LM55. Questa volta abbiamo la livrea personalizzata della Tic Tac. Trovate la Speed Art sul canale se non ve la siete vista. Signori, questa è un'auto promettente, un'auto bella veloce e speriamo, perché anche questa, se non ricordo male, ha una visuale interna che è di merda. Adesso vediamo come ci troviamo, che nel caso non la utilizziamo. Ok guys, ci siamo, andate a partire. Lette seghere, 8 giri qui a Chiodo Driving Park completo, sarà una gara comunque lunga. Ok, la visuale interna la madò, minchia, la sciavarra ci ha sverniciato malissimo. Porco schifo! Ma la sciaparra corre, eh? Guardala! Forse le curve le fa un po' lente, però mica tanto, perché io mi ricordo dopo Vision GT quando è stata in testa alla classifica per un botto di tempo fino all'arrivo delle Tomoh. Scusi, eh! No, ovviamente ce le fanno fa sempre al contrario queste cazzo di piste, che io sì che me le ricordo, ma al contrario è tutta un'altra percorrenza. Ma è così. Vediamo se riusciamo. Ok, mettiamo in quinta che è meglio. Io lo sai ragazzi che me le faccio tutte con visuale interna, ma almeno ci provo. Non riusciamo ad andare velocissimi, però ci provo io ragazzi. Ok, una curva. Vai a superare la zagata. Certo, rispetto alle auto di prima sembra che stiamo andando veramente lenti. Mi ero abituato ormai alla Tomoh. Ok. Allora adesso questa serie di S ce l'abbiamo in discesa, quindi non so come vanno affrontate, perché in discesa comunque prendiamo più velocità.
Ok. Stavo accelerando troppo, ho lasciato un po', ma ho comunque accelerato di più. Sarà difficile. Non impossibile, però comunque ci vorrà del tempo. Dobbiamo abituarci comunque a quest'auto. Ma è così. Siamo in seconda. Seconda e terza è un rapporto estremamente rapido, cioè devi fare tata, seconda e terza. Attenzione a questa curva lenta. E si va. Mortacci tua, ma ero scansato, mi sembrava almeno che me fossi scansato, invece per un cazzo proprio. Vai. Vabbè, io ho messo in quinta perché pensavo che ce la facessi e invece manco più niente. Perché poi queste macchine, non avendole mai utilizzate, devo anche capire come minchia funzionano, questo, cioè, per carità, sono gare ottime perché ti fanno imparare a utilizzare anche altri tipi di auto, però ne devi comunque capire, perché non sono macchine comunque standard, che sì che sono diverse, ma più o meno sono tutte uguali. Queste sono auto completamente diverse, sono auto incredibili. Dai, però porco schifo, sbrigatevi, no? Allora, non acceleriamo troppo perché qui si stringe un pelo. Ok, adesso si può. Comunque sì, la LM55 è comunque veloce, eh? Ok, andiamoci a recuperare i primi allora, che sono a 20 secondi di distacco. Ok, il secondo l'abbiamo recuperato alla Fittipaldi. Beh, abbiamo visto nel primo evento Vision GT che comunque la Fittipaldi è un'ottima auto, eh? Abbiamo quasi doppiato il secondo, perché eravamo andati veramente molto veloci con quell'auto. Ok signori, abbiamo recuperato anche la prima LM55. È uno scontro tra auto veloci. Chissà se saremo noi più veloci, ma penso di sì, perché se l'abbiamo recuperato vuol dire che abbiamo in più, abbiamo decisamente più velocità. E infatti ce ne andiamo subito a sverniciare. Ok signori, quindi siamo al quinto di 8 giri, quindi possiamo andarcene diretti alla linea del traguardo e a vincerci, spero, anche questa gara qui. Ok signori, abbiamo concluso anche questa gara vincendola. Va bene, va bene, va bene. Ci può stare, ci può stare. Abbiamo utilizzato ottime auto e ce la siamo cavata molto bene. Ovviamente sono molto facili queste gare utilizzando queste vetture, tra l'altro. Quindi signori, io concluderei qui questo episodio. Ci siamo fatti la gara 1, la gara 2 e la gara 5. Nel prossimo episodio, sempre del trofeo Vision Gran Turismo Plus, ci faremo la gara 3 al Nürburgring, 24 ore, 2 giri, e Le Mans 6 giri da dover affrontare. Quindi vi invito a lasciare un like, un commento e iscrivervi se non avete ancora fatto. Ci vediamo al prossimo episodio di Gran Turismo Sport e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.